ci ricordiamo tutti, credo, del tuo Giorgio Meloni piuttosto. Porca guarda! Ragazzi, stiamo dritti con le schiene, per favore, eh! Qua ci sono immigrati! Ci sono immigrati nella sala! E questa è stata! Giorgio Meloni piuttosto che una... Ma guarda, la Meloni me l'ha proposta un autore, Marco Terenzi, anni fa, mi disse, ma guarda, un po' la prendi, con gli occhi, va, poi sono andata a vederla, effettivamente era divertentissima, romana, quindi accessibile, ma poi la Meloni fa proprio ridere, perché lei usa questo linguaggio un po' arcaico, patriottismo, perché la patria, ma la parola il demagogismo puro, no? Meraviglioso, poi è molto simpatica, una donna intelligente e simpatica. E si presta perché secondo me c'è, la Meloni è fragile, è una persona fragile, mi fa tenerezza delle sue cose, della sua vita privata, mi fa molta tenerezza, io ho una grande empatia con lei. In realtà mi fa tenerezza, però quando va ai comizi a me mi fa ridere perché veramente, cioè, lei ci crede. Gli altri personaggi dal Borgiano Bottegni. Allora, Bottegni me l'hanno proposta gli autori di Rai 3, quelli con cui lavoravo da Nannini, stavo fatto la Nannini di Tanzioni, perché io, devo dire, solo quando magari ho appunto simpatia con le persone, le imito, non penso di essere un'imitatrice, non è la mia principale qualità, e nemmeno, devo dire, ci tengo tanto, nel senso che pure qui si è un po', come si dice, battuto molto, aspetta. Evidentemente sei molto divertente, quindi... No, vabbè, delle cose le faccio volentieri, però preferisco i personaggi di satira, tipo, che ne so, la cosa 38 di Skis, che è questa tipa che dice no, allora, io non ho niente contro l'omosessualità, anche perché l'omosessualità è una malattia, non è che la potrebbe avere una malattia, no? Se c'è un mio amico Carlo che lo nei tempi della scuola, lui già diceva ci aveva la gay. Però noi ci vediamo perché comunque è compatta. E questo è il luogo comune. Ma questa, soprattutto su questo aspetto, credo che nasca molto dall'osservazione della realtà. Sì. Forse quando arrivi però a una certa popolarità diventa più difficile cogliere al volo queste cose tra la gente, perché magari appena ci sei il rapporto non è più lo stesso, no? No, io c'è una cosa proprio una schifosa. Cioè, una volta una festa, una viene da me, mi fa i complimenti e poi mi racconta che lei è una bioestetista. E io l'ho fatta parlare un'ora. Ma dai, sei una bioestetista. Ma in che senso? No, io prima ti lavoro dentro e poi ti lavoro fuori. Io. Lei ha creduto che io volessi diventare sua amica, capisci? Invece io ho copiato tutto, faccio veramente schifo. Sì, la amica da sempre, sento più metropolitana, che sento cose che scrivo pezzi su quello che sento. Per fortuna, così mi sento, no? Certo, ce l'ha anche. Dopo ti penso su di te. Comincio a preoccuparmi.